tour in tre tappe, quello che facciamo quest'oggi con l'assessore Enrico Colombo, l'assessore alla viabilità. Buongiorno. Buongiorno Marco, ciao a tutti. La prima è qui a Piazza Matteotti. Allora, così facciamo vedere, facciamo un po' il punto di alcuni cantieri, i più importanti. I più importanti. Questo è il primo. Allora, primo step, questo è un cantiere che si chiuderà grosso modo a ridosso del periodo pasquale. Prevede il rifacimento dei marciapiedi di via Manzoni. Quindi questi, arriviamo fino alla stazione, di conseguenza tutta la parte del lago. Adesso sono tutti i marciapiedi in asfalto, saranno poi i marciapiedi tutti in porto, in modo tale che anche la città abbia quel tocco di eleganza che si confà a una città turistica. Chiaramente c'è la deviazione per i pedoni. Adesso abbiamo la deviazione per i pedoni che è interdetta, abbiamo dovuto interdire i posti auto. E ecco, questi posti auto qua invece che sono stati tolti? Questi qui sono interventi sui sottoservizi, pertanto in un colpo solo cerchiamo di limitare i disagi al borgo di Sant'Agostino. Abbiamo anticipato questi interventi nel periodo di gennaio e febbraio perché siamo in bassa stagione, in modo tale che nel periodo turistico la città non abbia questi disagi, sia per i turisti che per i nostri concittadini. Volutamente abbiamo anticipato adesso per questo motivo, sia qui che in Viale Innocenzo, ci spostiamo più avanti e poi facciamo il punto sulla rotondina. Ecco, non ci si ferma soltanto qui alla stazione, perché il marciapiede poi arriverà a ricongiungersi lato Ceccato, dove poi parte il Porfido, e mentre sarà riasfaltato completamente il borgo di Sant'Agostino. Dunque, quindi tutta questa zona, Enrico, sarà riasfaltata? Crespi, Piazza dei Orchi, tutto. Tempistica? Compatto. Ci chiudiamo per Pasqua. Quindi contestualmente alla fine dei lavori parte, esatto, anche l'asfaltatura, è, esatto, corretto? Sì, non ci fermiamo. Ok, perfetto. Allora, primo step l'abbiamo fatto, andiamo a fare il secondo. Alla prossima fermata. Il tour nella nostra seconda tappa ci ha portato con l'assessore Colombo qui alla rotatoria di Villa Olmo, via per Cernobbio, via, insomma, nodo critico dove i lavori sono andati avanti. E qua a che punto siamo? Ma adesso è iniziata la parte più diciamo complicata, ossia quella di sistemare tutti i sottoservizi e i marciapiedi, perché abbiamo i pozzetti dell'elettricità, dell'Enel, gli scarici, i tombini da riordinare. Pertanto, ecco, impatti sul traffico, come si vede, non ce ne sono tantissimi. La rotonda funziona. Ci segnalano magari, soprattutto, e te lo dico, magari negli orari di punta, ti risulta? Gli orari di punta, perché abbiamo dalla Svizzera, da chi arriva dal lago, da chi esce dalla città, si incrociano questi tre grossi flussi. Ecco, rispetto a prima, dove ci si fermava qui all'incrocio e c'era un po' di misunderstand su chi doveva passare, adesso invece la situazione è più chiarificata. Poi nel momento in cui avremo ultimato i lavori e ci sarà la segnaletica definitiva, allora, ecco, contiamo che si fluidifichi un po' di più. Quando potrebbe essere concluso, anzi quando sarà concluso? Allora, tutto dipende adesso da come vanno gli interventi in sottoservizi. La deadline rimane comunque quella di fine marzo, pertanto ci prendiamo ancora tutto febbraio e il mese prossimo. Quindi più o meno rimane confermato l'obiettivo di chiudere questi interventi viabilistici per la stagione estiva, per l'avvio della stagione. Quindi primavera, Pasqua. Primavera, Pasqua, diciamo, primavera. Pasqua cade bassa, dunque è inizio aprile, pertanto. Ecco, questo quindi lo scopo, assessore, di questa rotatoria è quello di davvero fluidificare il traffico dove, e mettere in una zona dove è sempre stato molto critico. Fluidificare e mettere in sicurezza il traffico. La rotatoria nasce con questo obiettivo qua. Perfetto, grazie assessore, e andiamo all'ultimo step, in Viale Innocenzo. Terzo step del nostro tour con l'assessore Colombo, l'assessore alla viabilità. Viale Innocenzo, assessore, qui è stato rifatto il marciapiede. Sì, abbiamo messo, allora, principalmente è stato messo in sicurezza il marciapiede. Qualche contenzioso il comune lo aveva su incidenti che sono corsi qua, pertanto messo in sicurezza il marciapiede, rettifica dei posti auto e messa a norma degli stalli. Messa a norma degli stalli per disabili e in aggiunta, sacrificando alcuni stalli su via Innocenzo, qui arriverà il TPL, c'è già la fermata del TPL, trasporto pubblico locale. A correre invece abbiamo ricavato tre stalli per, ecco, i bus turistici. I bus turistici saranno qui, quindi, assessore? Dopo lo stallo del TPL, okay, previsto quindi lo stallo da qui, da qui in avanti i bus turistici. Esattamente. Ok, perfetto. Bene, verrà risistemata anche l'area verde in fondo alla via, dove verrà posizionato un bagno chimico di opportune dimensioni per consentire appunto anche la... Questa è un'attenzione nei confronti dei turisti, quindi bus turistici, bagno chimico per i turisti, sì, dovessero avere la necessità, ovviamente. A disposizione, dopodiché per raggiungere il centro storico, via Borsieri, via Alvarese, sì, in centro,
via Garibaldi, qua tra passo si arriva direttamente in centro storico. Abbiamo parlato delle altre tempistiche, parliamo anche di questa tempistica, assessore, quando il cronoprogramma finirà? È rispettato, contiamo per fine marzo. Quindi fine marzo anche qua, sì. Quindi siamo perfettamente in linea, siamo con in linea, gli altri cantieri. Con gli altri cantieri siamo in linea. Perfetto, grazie assessore Colombo, un caro grazie, saluto. Grazie, ciao a tutti.